Ciao e benvenuto al nuovo podcast, alla nuova puntata del podcast di Pizzeria Ricca. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore che opera già da diversi anni nel settore della ristorazione, in particolare lato marketing, e conduco questo podcast che è l'unico in Italia, penso anche al mondo, dedicato alle pizzerie, in particolare alle pizzerie che fanno asporto, consegna a domicilio. In ogni puntata abbiamo un ospite, un esponente di spicco di questo settore, che può essere appunto un personaggio che opera in questo ambito, o proprio un titolare di pizzeria che si distingue rispetto alla media per alcune sue caratteristiche, per essere avanti rispetto alle altre sotto vari aspetti. Quindi in ogni puntata approfondiamo quali siano questi aspetti e che possono interessare anche a te che ci ascolti. Questa volta ho il piacere di avere come ospite Gianluca Zorzi. Ciao Gianluca. Ciao. Ciao e grazie di aver accettato il nostro invito. E Gianluca è il titolare della pizzeria Pizzcami che si trova a Borno in provincia di Brescia. Quindi ti chiedo innanzitutto se puoi raccontarci che tipo di pizzeria è e da quanto tempo hai iniziato questa attività, come sei arrivato a questa attività imprenditoriale appunto e qual è stata l'evoluzione da quando hai aperto. Ecco, ci fai un pochino di storia così anche chi non ti conosce ancora ha un'idea più precisa. Ok, la mia è una pizzeria, principalmente pizzeria, poi negli anni abbiamo introdotto anche la parte ristorazione. Abbiamo, oltre a fare l'asporto, abbiamo qualche tavolo, una quarantina di posti. E, diciamo, abbiamo cominciato nel 2013, nel febbraio 2013, dove abbiamo trovato questo posto, da rilevare. E siamo partiti subito con la pizzeria, io e mia moglie, e diciamo abbiamo cominciato a curare un po' principalmente l'aspetto pizza. Ovviamente all'inizio il prodotto che facevo non era quello che faccio tuttora, era un attimino meno evoluto, era la classica pizza che si produce qui in zona, quale tendono a fare le pizze tendenzialmente basse, schiacciate e croccanti. Dopo col tempo ho iniziato a diciamo a ricercare un po' di prodotti e ho iniziato anche a sviluppare un po' quello che è l'impasto. Ho fatto un po' di corsi di pizzeria, sono entrato nella scuola Pizza New School e con l'aiuto di altri amici, diciamo, ho evoluto questo modo di fare la pizza. Noi adesso ci differenziamo perché la facciamo leggermente più alta, alveolata, comunque sia digeribile, leggera e quindi diciamo ci siamo un attimino specializzati su questo. Poi col tempo abbiamo introdotto anche un po' di ristorazione con prodotti locali ricercati e cerchiamo di fare pochi piatti perché io tengo in carta 5 primi, 5 secondi e qualche antipasto. E cerchiamo di farli il meglio possibile. Ecco. Benissimo, ci puoi raccontare un pochino che tipo di realtà è la vostra, il posto in cui è inserita la pizzeria, se lavora in modo, diciamo, con dei picchi stagionali oppure costante durante l'anno? Ecco, so che la vostra zona è particolarmente turistica, giusto? Esatto, sì. Il paese è un paese turistico. Diciamo, sia estivo che invernale stiamo cercando di portare la destagionalizzazione perché prima si sfruttava prevalentemente il periodo invernale e adesso stiamo cercando con discreto successo, diciamo, perché di gente ne gira, di lavorare anche nel periodo estivo col discorso, ci sono parecchie escursioni in mountain bike, sentieri. Dove poter fare passeggiate, posti da visitare, no? Diciamo che è un bel paesino di montagna, una bella realtà, e inserito nel contesto della Valle Camonica, che non so se l'hai già sentita nominare, Sì. famosa principalmente per le incisioni rupestri, dove c'è un turismo anche culturale. E diciamo che durante la stagione un pochettino più morta cerchiamo di lavorare anche con gli abitanti della valle, non solo con i residenti, che già comunque sia ci danno grandi soddisfazioni perché apprezzano il prodotto.
Questo è molto importante perché a volte capita, soprattutto in località turistiche, che si faccia un certo tipo di prodotto e magari viene apprezzato molto da chi viene da fuori, magari abituato a cose un po' più evolute, e meno dai residenti della zona che invece sono più radicati, come dicevi tu, anche abituati a un certo tipo di pizza e da lì non li schiodi. Invece mi sembra di capire che sei riuscito a conquistare tutti in questi anni. Sì, diciamo, dopo ecco c'è sempre chi apprezza e chi non apprezza, però la maggior parte diciamo che passa sempre spesso a trovarci, magari fa girare anche giustamente gli altri posti, però un giro da noi lo fa sempre. Bene, ottimo. E, dicevi prima che è una pizzeria che ha posti a sedere, una quarantina di coperti, poi non so se nella bella stagione riesce a sfruttare anche lo spazio esterno, quindi hai anche ulteriore capienza. E, il discorso invece a sporto, mi dicevi prima, lo avete iniziato a fare fin dall'inizio, giusto? Sì, Nasce. esatto. E so che recentemente avete iniziato anche la consegna a domicilio, ma questo poi ci torneremo su questo punto. Ok. Volevo chiederti, uno dei temi di queste puntate, di queste interviste, è sempre appunto legato al problema dell'asporto, in particolare del tipo di contenitore che si utilizza. Tu raccontavi prima che hai fatto un certo percorso a livello, di formazione pizzaiolo, quindi la tua pizza si è evoluta nel tempo, e volevo chiederti cosa hai riscontrato invece per quanto riguarda il contenitore in questi anni e se hai fatto una tua ricerca e una tua evoluzione anche in quel senso, anche da quel punto di vista? Diciamo che all'inizio non gli davo troppo peso, nel senso che facevamo comunque sia un buon prodotto, non avevo mai valutato il discorso della confezione da asporto. Poi col crescere ci siamo resi conto che il cartone non soddisfava appieno le nostre esigenze, perché comunque sia anche il cliente stesso diceva che la pizza arrivava a casa sì buona, ma non come consumarla, diciamo, sul posto. Ho iniziato una ricerca di prodotti che ai tempi non era troppo vasta. Ho provato alcuni prodotti, tra cui un cartone, diciamo, ricoperto di PET. Abbiamo provato un contenitore in alluminio, però arrivava sì calda la pizza a casa, però non arrivava sempre mai croccante, sempre troppo morbida e bagnata. Finché, diciamo, cercando qua e là, sono arrivato ai tempi Ravini, adesso si chiama Ciro, e abbiamo trovato questo contenitore. Poi, conoscendo anche Marco Polesel, che lui lo utilizzava, l'aveva appena iniziato a utilizzare, ai tempi mi disse che si trovava bene e abbiamo deciso di provarlo. Da lì siamo ancora con Ciro al momento. A distanza di più di un anno, direi, no? Sei stato uno dei primi nostri clienti. Noi siamo sul mercato da luglio, fine luglio 2018. Adesso questa intervista la stiamo registrando e siamo a inizio ottobre 2019, quindi è più di un anno che lo utilizzi e dicevi con buoni risultati. Quindi, se posso chiederti cosa hai riscontrato fin dall'inizio rispetto ai tentativi precedenti? Allora, che rispetto ai tentativi precedenti, diciamo, la pizza arriva a casa non più bagnata, arriva croccante, cioè arriva nella consistenza giusta, e diciamo, non prende quel sapore di cartone che di solito prendeva, e comunque si restava anche molto più bella da vedere e piacevole da mangiare. Grazie, è una bellissima testimonianza e ti ringrazio. Poi chiaramente è il prodotto che dà questo tipo di risultato. Tu dicevi la pizza si presenta anche più bella e mi è venuto in mente di una volta in cui abbiamo provato il prodotto in una pizzeria di Roma e sono rimasto quasi colpito anch'io nel vedere come la pizza nel cartone, perché avevamo fatto il confronto tra le due, fosse rimasta come se fosse appunto in bianco e nero, no? Aveva perso proprio colore, vitalità e anche gli ingredienti erano appassiti e così via, mentre invece quella nel nostro contenitore era coi colori belli accesi, e proprio
proprio un'altra cosa anche a vedersi, quindi fa piacere che anche tu l'abbia notato e rimarcato. E dicevo prima, accennavo che da poco, poi magari raccontaci tu da quando hai iniziato a impostare questo servizio, prima facevi solo pizza da sport, quindi le persone se la venivano a prendere nel tuo locale, nel tuo ristorante, la portavano a casa, e da un po' di tempo però hai iniziato a fare anche la consegna a domicilio. Volevo chiederti com'è nata questa scelta e come ti sei organizzato in questo senso. Ma allora, io la consegna a domicilio la facevamo già anche in passato, però appunto non riuscivamo a portare a casa un prodotto buono e cioè, l'abbiamo fatto per qualche mese, diciamo, ho provato a farlo per qualche mese, poi io avevo deciso di restare sull'asporto senza la consegna. Uno, per il discorso della qualità della consegna, due, vabbè, un po' di problemi di personale, quindi avevo dovuto rinunciare alla consegna. Adesso stiamo riprovando a metterla in campo. Al momento la facciamo in settimana, perché comunque sia sabato e domenica abbiamo già un bel po' di lavoro qui al locale, quindi non riusciamo a uscire, e in futuro spero di riuscire a metterla tutta settimana. Capisco, chiaro. Abbiamo messo un menu online con la possibilità di ordinare anche via applicazione. Vediamo se verrà apprezzato come servizio. Ottimo, sì, perché mi ricordo che hai anche un'app da un po' di tempo che consente appunto di fare l'ordine online. È una cosa che consiglio a chiunque di avere, di non affidarsi solo o addirittura farne proprio a meno delle piattaforme di food delivery. Poi in alcune zone sono più presenti, in altre meno, ma al di là di questo è bene avere un proprio sistema di prenotazione senza dover dipendere da altri, e avendo il massimo controllo anche del marketing, perché immagino che avere un'app, così come un sistema di gestione, no, del ristorante, mi ricordo che hai un sistema informatico apposito, ti consente poi di avere un controllo anche di quali sono, di chi sono i tuoi clienti, da un lato, e quindi con relativi dati e tutto, che puoi conservare agevolmente in questo modo e sfruttare poi per ulteriori comunicazioni, sia lato consumo, quindi capire quali sono le pizze che vengono ordinate di più, come di conseguenza ottimizzare il proprio menu, perché è quello che diciamo sempre, tutto quello che non può essere misurato non può essere migliorato, no? Quindi la prima cosa è poter avere questi dati, che so che tu riesci a fare molto bene, giusto? Da questo, sì, da questo lato. Riusciamo a capire quello che va di più, quello che va di meno. Poi noi cambiando il menu ogni 3-4 mesi riusciamo anche a correggere questo cosa, dei prodotti che vanno meno, magari li togliamo o li cerchiamo di incentivarne la vendita, e vediamo di passo passo. Comunque c'è sempre un'evoluzione, sempre un tentativo di miglioramento. Assolutamente, la prima regola è sempre quella di non stare fermi, bisogna sempre muoversi in avanti. Chi sta fermo, anche chi è già in un'ottima posizione, pensa di essere arrivato e quindi di poter star fermo, poi nel giro di breve tempo può avere dei gravi problemi, quindi è sempre una continua evoluzione, bisogna metterlo in conto, viverla anche positivamente, nel senso non come una condanna, ma come una cosa piacevole, perché fa parte anche della natura umana evolversi e crescere costantemente, quindi anche la propria attività va di conseguenza. Bene, infatti in questo senso so che tu, Gianluca, se non sbaglio, oltre a seguire corsi per lato prodotto, hai anche seguito sempre anche corsi lato marketing, e comunque da quando hai iniziato a usare Ciro, grazie al sistema di Pizzeria Ricca, che comprende anche Ciro, uno degli ingredienti essenziali, questo contenitore innovativo, ma il sistema in generale che noi offriamo alle pizzerie per consentire loro di sviluppare il loro marketing e differenziarsi rispetto ai concorrenti, tenuto conto tra l'altro che, come nel tuo caso, diamo questo sistema e il contenitore Ciro in esclusiva di zona, quindi i concorrenti di cui parlavi prima non avranno la possibilità di utilizzarlo fino a quando lo vorrai utilizzare tu. Questo è il principio a cui noi teniamo molto, perché da lì poi
dipendono e nascono tutte le iniziative di marketing conseguenti che si possono fare sul proprio pubblico per incentivarli a venire da noi anziché dagli altri, a tornare più spesso e così via. Ci vuoi raccontare un pochino il tuo percorso anche per questi aspetti? Anche qua mi è sempre piaciuto come, diciamo, come materia il marketing, l'ho fatto per un po' anche all'università. Dopo comunque si è sempre cercato metodi più che alternativi, chiama metodi specifici mirati per poter promuovere, diciamo, il prodotto, che possono essere prodotti oppure tecniche. Un prodotto può essere come ad esempio Ciro, tecniche. Abbiamo cercato di ingegnerizzare il menu, ovviamente ci stiamo ancora lavorando, è un annetto che ci lavoriamo. E abbiamo seguito corsi per differenziare l'identità, per trovare una nostra identità rispetto agli altri, perché non vogliamo essere la classica pizzeria Generica. come le altre. E continuo a cercare nuove cose da poter proporre, diciamo. E direi, come dicevi prima, che i risultati ti stanno dando ragione, insomma, che la strada giusta è quella che stai seguendo. Sì, diciamo che come stiamo lavorando sempre meglio, il nome del locale gira bene, lo conoscono in parecchi e il prodotto viene apprezzato, quindi diciamo che stiamo facendo un buon lavoro anche di marketing. Ovviamente si può fare meglio, però ecco, Certo. fino adesso abbiamo fatto da soli, fra virgolette, adesso proviamo ad affidarci a Pizzeria Ricca e vediamo cosa succede. Sì, perché come accennavo, Pizzeria Ricca è un sistema più ampio proprio che permette alle pizzerie di differenziarsi e di sviluppare un marketing di un certo tipo che grazie anche al nostro supporto si riesce a fare in modo ottimale, anche perché sappiamo che poi imprenditori come Gianluca, titolari di pizzeria e così via, hanno anche poco tempo poi da dedicare presi da mille attività, dall'operatività quotidiana. Quindi cerchiamo di essere il braccio operativo da un lato e dallo stesso tempo anche la mente, nel senso che abbiamo comunque una visione completa, molto ampia e riusciamo a vedere che cosa può funzionare o meno, avendo questo punto di osservazione privilegiato e specializzato sulle pizzerie e pizzeria d'asporto in particolare. Per questo motivo abbiamo da poco lanciato un abbonamento che prevede l'iscrizione a una serie di moduli per potenziare il proprio marketing e Gianluca è stato uno dei primi ad aderire. Magari ti chiedo adesso, senza entrare nel merito di che cosa si tratta, ma che cosa ti ha colpito e cosa ti ha spinto a dire ok, lo facciamo. Poi naturalmente magari ci risentiremo tra qualche mese o un annetto per fare un bilancio e assolutamente confidiamo che sia positivo e faremo di tutto perché lo sia e ne siamo anche piuttosto sicuri, però appunto i risultati ci diranno quanto è stata buona questa scelta. Noi, tra l'altro, a chi adotta anche il nostro sistema gestionale, nel caso di Gianluca, avendo già un suo, non è stato possibile, ma chi adotta anche il nostro sistema gestionale che si chiama Dimmi Pizza Booking, diamo anche una garanzia del tipo soddisfatto e rimborsato, per cui se dopo un certo periodo non si raggiungono alcuni risultati predeterminati, noi rimborsiamo completamente le spese sostenute in quei mesi fino a quel momento. Nel caso di Gianluca non è possibile applicare questa garanzia perché non ha il gestionale, però comunque rimane il fatto che ci sforzeremo e assicureremo il massimo risultato possibile a Gianluca, naturalmente in sinergia e in unione con lui. Quindi ti chiedo, Gianluca, appunto, se puoi raccontare che cosa ti ha colpito e perché hai deciso di aderire a questa iniziativa. Principalmente mi ha colpito il fatto che è comunque sia una delle poche dei pochi servizi creato apposta per pizzerie e non è un riadattamento fatto, diciamo, in qualche maniera, oppure addirittura ho visto in giro un copia e incolla tra i vari ristoranti che utilizzano lo stesso servizio e diventa una cosa uguale per tutti, gli stessi post, le stesse cose. Diciamo, ho visto una differenza rispetto agli altri e
e comunque sia anche conoscendo lo staff di Pizzeria Ricca, è gente molto qualificata e quindi penso di aver fatto bene ad affidarmi a Pizzeria Ricca. Ti ringrazio per l'apprezzamento e la fiducia e condivido anche con tutto lo staff. Noi abbiamo persone specializzate in ogni ambito, quindi marketing automation, advertising online, realizzazione grafica e stampa di prodotti cartacei, quindi discorso di marketing online e così via. Quindi abbiamo poi chi segue direttamente il discorso del gestionale. Abbiamo persone in ogni campo che sono degli specialisti appunto in quello che fanno e questo è molto importante perché poi un team così fatto riesce a dare un prodotto di un certo tipo, un risultato, come dicevo prima, superiore a quello che può essere quello che si trova in giro in modo generico, come diceva Gianluca. E ti faccio ancora due o tre domande e quindi poi ci salutiamo, ti ringrazio ancora per il tuo tempo. Quello che dicevamo adesso, no? Chiaramente c'è questa nuova iniziativa con un obiettivo di migliorare in generale, no? Tutti i risultati e così via. Ti chiedo se in particolare hai qualche obiettivo che metti in priorità rispetto ad altri, qualcosa che a livello di risultati ti piacerebbe migliorare prima ancora di altre possibilità. E poi ti farò un'altra domanda, sempre in questo senso, ma a più ampio raggio e a distanza di tempo. Intanto, se mi vuoi dire appunto quali sono i tuoi obiettivi nel breve e medio periodo. Beh, mi piacerebbe, diciamo, andare a ampliare un po' quello che è la settimana lavorativa, nel senso noi principalmente lavoriamo tanto il venerdì, il sabato e la domenica, mi piacerebbe lavorare anche durante la settimana un po' di più e comunque sì, andare anche a capire dove si possono migliorare i margini. Perché comunque sia vero la quantità sia importante, ma è importante anche il margine che resta poi a un esercizio. Certamente, è la cosa che noi ricordiamo sempre, non conta tanto il fatturato, non conta tanto quante pizze si vendono, ma quanto poi rimane effettivamente in tasca dell'imprenditore. Quindi la prima regola è seguire il margine, e il margine è inteso in assoluto e non in percentuale, che spesso invece viene utilizzato come criterio, ma è ingannevole, quello che conta sono gli euro che uno ha in tasca, non la percentuale di margine su quello che vende. Quindi è molto chiaro questo obiettivo, è sicuramente una delle cose che col nostro sistema ci proponiamo di riuscire ad ottenere e possiamo ottenere. E nel lungo periodo, cioè diciamo nell'arco di 3-5 anni, che tipo di programmi hai? Lavorare sempre su questa pizzeria, farla rendere sempre di più, farla diventare un gioiellino? Sicuramente immagino, ma hai anche l'idea magari di aprirne altre? Che tipo Ma di obiettivi ti sei posto? quel giorno che dovesse essere autonoma questa pizzeria, nel senso che va avanti con le sue gambe, mi piacerebbe andare a, diciamo, a vedere altri posti, magari neanche troppo lontano, però diciamo andare a vedere altri obiettivi, magari può non essere. Cioè, provare a delocalizzare diciamo, l'idea della pizzeria che abbiamo avuto qua, provare a delocalizzarla in altri posti e vedere cosa succede. Ecco, il primo obiettivo è quello di rendere autonoma questa e far sì che vada avanti con le sue gambe. Mi sembra un piano ottimo e ben studiato. Come dici tu, prima di aprirne altre, è bene che questa vada avanti da sola, ovviamente. E mi piace anche un'altra cosa che hai detto, che vuoi eventualmente aprirne altre, ma non necessariamente, che ne so, in grandi città o lontane da dove sei. È il consiglio che do anch'io, soprattutto all'inizio, se uno vuole espandersi in questo modo, concentrare le sue energie comunque in una zona, diciamo a 30 minuti di macchina, per farsi un'idea, insomma, che avrebbe due vantaggi. Naturalmente quello di poterlo seguire meglio in prima persona, soprattutto all'inizio, una nuova attività ha bisogno dell'occhio del padrone, come si dice. E poi avrebbe l'altro vantaggio che ti andresti a creare il tuo fortino nella tua zona,
e quindi è un criterio assolutamente condiviso. E prima di muoversi, spostarsi in altre città, in altre realtà, magari a centinaia, se non migliaia di chilometri, è bene avere le spalle grosse nella propria area. E quello è il primo passaggio, secondo noi, il consiglio che ci sentiamo di dare a chiunque. E bene, siamo giunti quasi alla conclusione. Ti faccio la domanda che pongo di solito, appunto, come domanda conclusiva, e ne approfitto anche per chiederti alcune cose, se hai piacere, cioè di raccontarci come sei arrivato a questa scelta, dicevi all'inizio, di rilevare questo locale. Che cosa ti ha spinto a entrare in questo settore? Se eri già operativo o meno, o so che in realtà tu provieni da tutt'altro ambito, come dicevi prima, anche in merito agli studi universitari. Ma in generale, collegandoci a questo, che consigli daresti a un fratellino minore, un ragazzo diciamo intorno ai 25 anni o giù di lì, che vuole aprire la sua prima pizzeria, o questo obiettivo nel breve? Ecco, quali consigli ti senti di dargli sulle cose a cui stare più attento? Quindi, ci vuoi raccontare un pochino come sei arrivato tu a questa scelta e cosa consiglieresti a una persona a te cara che vuole fare lo stesso percorso? Allora, vabbè, io sì, all'inizio avevo fatto, diciamo, gli studi alberghieri come scuola superiore, poi diciamo, ho sempre comunque sia lavorato nel settore della ristorazione. All'inizio facevo aiuto cuoco, poi per caso sono arrivato a lavorare alla pizzeria, finché sono arrivato al punto di, mentre facevo gli studi universitari, perché per sfizio con degli amici siamo andati, diciamo, abbiamo deciso di fare questo percorso, ho fatto una triennale, giusto per, diciamo, per provare, mi piaceva l'ambiente informatico e siamo andati a fare l'università di informatica e intanto facevo le stagioni come pizzaiolo e mi pagavo gli studi. Finché finita l'università abbiamo fortunatamente trovato lavoro quasi subito, però diciamo che la vita d'ufficio non mi piaceva e alla fine andavo sempre comunque a fare gli extra come pizzaiolo in giro, finché ho trovato l'occasione di rilevare questa attività e di aprire un posto mio, al che mi sono staccato diciamo, dal lavoro informatico e mi sono dedicato alla pizzeria. Bene, e forte della tua esperienza oggi, visto che poi sono comunque passati, è passato comunque qualche anno e nel frattempo il mercato si è ulteriormente evoluto, e che cosa ti senti di consigliare a un amico, un conoscente che vuole intraprendere lo stesso percorso? Beh, innanzitutto di avere le idee chiare fin da subito, di non lasciare nulla al caso, perché ho visto anche tanti amici aprire e poco dopo chiudere perché non avevano le idee chiare di quello che stavano facendo. Diciamo, a noi è andata bene, siamo riusciti ad arrivare, ormai sono 7 anni, quasi 8 anni che siamo aperti. E diciamo che si è riusciti a sopravvivere, però è un mondo abbastanza duro quello della ristorazione. Quindi, se si decide di aprire un posto, di avere le idee chiare fin da subito e non lasciare nulla al caso. Assolutamente. In particolare, se posso chiederti, quando dici di avere le idee chiare su tutto, chiaro, ma cosa pensi specificatamente? A quali aspetti bisogna stare più attenti? Beh, soprattutto, diciamo, il prodotto che si vuole proporre e anche la relazione con la clientela, il genere di clientela che si vuole avere, il posizionamento a livello di, diciamo, di mercato, che genere di pizzeria vuoi aprire. Se vuoi aprire una pizzeria del sabato sera per i ragazzi, diciamo un pasto veloce, oppure se vuoi aprire una pizzeria di alta qualità per clientela un po' più, diciamo, alto spendente, e comunque sia, cioè avere praticamente le idee chiare su quello che si vuol fare.
non andare a tentativi, ecco questo qui. Sì, certamente. E sottoscrivo tutto. Poi, tra l'altro, cosa succede? Che nell'ambito della ristorazione, soprattutto nel discorso pizzeria o pizzeria da sporto, l'investimento necessario spesso non è esagerato. Insomma, diciamo, è accessibile, il livello di ingresso è piuttosto basso, quindi molti si fanno abbagliare da questo aspetto. Dicevo, intanto con 30-40 mila euro apro tranquillamente la mia pizzeria e poi da lì la pizza la vogliono tutti, quindi è tutto in discesa. In realtà, come dicevi tu, bisogna avere le idee molto chiare, bisogna capire bene che cosa si vuol fare, come, in che mercato ci stiamo inserendo, come vogliamo inserirci, a che tipo di pubblico vogliamo rivolgerci, con che prodotto. È tutto collegato, non si può andare, diciamo, a caso o con l'idea generica di essere buono per tutti. È ormai una cosa che non funziona più perché basta girarsi intorno, la concorrenza è esagerata, nel senso ci Esatto. sono, non so, 10, 100 volte più pizzerie rispetto a quello che poteva essere 20, 30 anni fa, quindi le cose sono completamente cambiate, diverse e bisogna assolutamente tenerne conto. Quindi guai a partire tanto per dire, no? Una pizzeria, cosa vuoi che sia? Bisogna avere invece un bel programma e formarsi anche adeguatamente, prepararsi adeguatamente per affrontare questa sfida, perché poi è sempre una bella sfida. Ottimo, e siamo quasi alla conclusione di questa puntata, anzi direi che abbiamo concluso. E quindi ringrazio tanto Gianluca Zorzi, ricordo il titolare della pizzeria Pizca Mia a Borno in provincia di Brescia. Quindi se vi capita di passare dalle sue parti, andatelo sicuramente a trovare, perché oltre all'ottima pizza, come avete visto, è anche una persona molto piacevole ed è un riferimento se siete del settore anche per capire come far andare avanti una pizzeria di successo e che avrà sempre più successo. Lui, Gianluca, segue proprio il modello Pizzeria Ricca in tutto e per tutto e quindi può darvi degli spunti anche in questo senso. Io lo ringrazio ancora, saluto anche tua moglie che so che condividete insieme questa attività, la tua famiglia e ci rivediamo, come dicevo, tra qualche mese così ci aggiorniamo, aggiorniamo anche chi ci ascolta su come sta andando. Va bene, Va bene. grazie. Io saluto Gianluca e lo ringrazio, saluto tutti voi che ci avete ascoltato. Ricordo che per iniziare questo percorso il primo passo è cambiare il contenitore da sporto, perché è inutile fare delle pizze di alta qualità, il discorso del margine, come dicevamo prima con Gianluca, se poi le infilo dentro un cartone che le rovina irrimediabilmente e ottengo l'effetto opposto, nel senso che faccio pagare una pizza un prezzo superiore alla media, poi rovino il tutto, l'effetto negativo è ancora più forte. Quindi la prima cosa è avere un contenitore adeguato, quindi per chi non l'avesse già provato può andare su ciropizzabox.com e seguire le istruzioni per ordinare il nostro kit di prova gratuito e avere tutte le indicazioni necessarie per sfruttarlo. Dopodiché, per chi è già nostro cliente o per chi lo diventerà, il passo successivo è quello del percorso di Pizzeria Ricca, che prevede una serie di attività da parte nostra a livello marketing, proprio a livello anche operativo, che possono darvi risultati ottimi per la vostra pizzeria, così come vi stanno già dando ad altri vostri colleghi e così come in parte hanno già iniziato a dare a Gianluca, che fino ad oggi appunto ha iniziato a usare il nostro contenitore, alcuni nostri di questi servizi e che ancora di più confidiamo avrà in futuro, a breve, grazie appunto a questo abbonamento che ci consente di organizzare il lavoro di marketing, un piano di marketing nell'arco di un anno e quindi fare un progetto veramente completo dall'inizio alla fine e con un'evoluzione progressiva mese dopo mese. Quindi ringrazio ancora Gianluca sia per la disponibilità che per la fiducia accordataci, come si dice, come dicono le persone forbite. E vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Pizzeria Ricca, l'unico podcast in Italia dedicato alle pizzerie e pizzerie da sport in particolare. Saluti da Mario Menzio e da Gianluca Zorzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Gianluca, grazie ancora. Ciao.